Lo sai che mangiamo sempre più pesce? Da 9 kg a persona nel 1961 siamo passati a più di 20 nel 2015. E mangiamo sempre gli stessi pesci: salmone, tonno rosso, gamberi tropicali, merluzzo e poco altro. In molti paesi mangiare pesce è una necessità, perché è l'unica fonte di proteine accessibile. Nei paesi più ricchi, invece, si mangia pesce spesso per dieta o moda. Il sud del mondo esporta sempre più pesce verso il nord. Cosa c'è dietro il pesce che mangiamo? Fino agli anni 50, le barche erano piccole e le tecniche di pesca sostenibili e selettive. Oggi enormi navi fattoria, con reti a strascico e a radar, distruggono i fondali marini e la biodiversità. Un terzo delle risorse di pesca del mondo è sovrasfruttato. Il 60% è al limite della sostenibilità. Molti dei pesci che mangiamo arrivano dagli allevamenti, che non sono un'alternativa, perché spesso inquinano e perché i pesci allevati divorano altro pesce. Per crescere di un chilo, un salmone mangia fino a 5 kg di pesce selvatico. Nel mare arrivano fertilizzanti, rifiuti radioattivi, petrolio, plastica. Negli oceani esistono 5 isole di plastica, una è grande come la Francia. I frammenti di plastica finiscono nello stomaco dei pesci e rischiano di arrivare nel nostro piatto. A causa del cambiamento climatico, gli oceani si scaldano, si acidificano, il livello del mare sale e minaccia le coste. Ma cambiare si può e si deve. Con la campagna Slow Fish, Slow Food mette in rete pescatori, consumatori, attivisti, ricercatori e cuochi che lavorano per salvare la pesca artigianale e promuovere un consumo responsabile. Slow Food lavora con pescatori di piccola scala di tutto il mondo, valorizza il pesce povero e difende la biodiversità degli oceani, dei laghi e dei fiumi. Anche tu puoi fare molto, lo sai? Impara a variare. I pesci e le alghe poco noti sono più gustosi ed economici. Cerca la taglia giusta. Ogni specie ha una taglia minima, al di sotto della quale non può essere pescato, venduto, mangiato. Non mangiare pesci carnivori di allevamento e scegli specie cresciute in modo sostenibile, come il pesce azzurro o i bivalvi. Scegli pesce locale e impara a leggere le etichette. Ricorda che anche i pesci hanno le loro stagioni. Parla con il tuo pescivendolo o cerca un pescatore di fiducia e non avere paura di chiedere come, dove e quando sono stati catturati i tuoi pesci. Lo spazio Food for Change Slow Fish è a Terra Madre, Salone del Gusto, nei padiglioni del Lingotto Fiere. Partecipa ai laboratori del gusto, ai forum tematici, al percorso interattivo. Prenditi il gusto di saperne di più.